Ciao Tico, ciao Violetta. Ciao. Ciao a tutti, io sono Andrea, la nuova voce. Bentornati a un nuovo Quante ne sai? È cambiata voce? Hai visto? Questo è il quinto, sesto. Sapete a chi è dedicato oggi il nostro Quante ne sai? No. A Mazinga Z. Ah, Mazinga! Proprio l'esperto numero uno d'Italia. Io so tutto, sì, so tutto proprio. Vediamo. Il 31 ottobre uscirà il nuovo film di Mazinga Z, Mazinga Z Infinity, e noi a Roma ce l'avremo anche in anteprima mondiale. Vogliamo vedere quanto siete preparati sull'argomento? No, non sono sicura. Vogliamo vedere, però. Ok, allora iniziamo. Prima domanda. In Giappone è uscito prima Mazinga Z o il grande Mazinga? C'è una monetina, così la lancio. Secondo me il grande Mazinga è più vintage, come il grande Mazinga. Grande Mazinga! Sì, no, beh, uno diventa grande dopo. Quindi a occhio io dico Mazinga Z. Forse l'hai ragione. Però, no, dico il grande Mazinga pure io. E allora avete sbagliato tutti e due. Ovvio, no? Seconda domanda. Il nome Mazinga è la combinazione di due termini giapponesi. Quali? Maz e Inga. Tipo ammazza, dico Inga. Vi do un aiuto, i termini sono ma e gin. Che significano? Ma è tipo avverbio di boh. Di arrivo. Gin non lo so che vuol dire, genio. Ma vuol dire demone, sicuro. Gin è un alcolico. Mezzo punto a Tico, perché ma è demone e gin invece è divinità. Dai, genio, divinità, sono andato vicino. Terza domanda. Su 92 episodi totali, quanti effettivamente sono stati mandati in onda in Italia negli anni 80? 51, 56, 60 o 90? Ma secondo me bisogna fare un ragionamento tipo un numero che non è pari, capito? Io perché dirò... sai, in Italia i diritti si acquistano un po' così. Sì, sì, io dirò 56. 51, 56, 60, 90. Bingo! Bingo! 4, che bingo fai tu? Bingo greco? E 51. E brava Violetta, 51. Ok, visto che finora siete stati bravissimi, andiamo a fare domande ancora più difficili. Quindi, chi viene in aiuto di Mazinga Z nell'ultima puntata della serie? Chi viene in aiuto? Mio zio Rocco. Dipende da... Se c'ha il mal di testa verrà in aiuto il medico. Dipende un da robot, che... Un robot, cioè, se... Allora ci avrà dei problemi diversi, tipo sicuramente di stitichezza. Colui che lo controlla. Ah, ce l'ho. Viene in aiuto il meccanico. Viene in aiuto di Mazinga, il grande Mazinga. Ah, quindi inizia la seconda serie. Quanti sono, scusa, sti Mazinga? Due. Quanto male. Il cognome del protagonista è di suo nonno, l'inventore del Mazinga, è Kabuto. Che cosa vuol dire in italiano? Spada, scudo, elmo o guerriero? Era, aspetta, hai detto spada e parastinchi, no? Secondo me spada. Elmo. Non c'aveva Kabuto. Elmo. Un punto a Federico perché è elmo, però io do un punto anche a Violetta perché Kabuto in effetti è un Pokémon e Kabutops è l'evoluzione, quindi... Allora, questo è difficile. Invece le altre. Come venne in mente a Gonagai l'idea base per Mazinga Z? Allora, che cos'è? Un robot super cattivo? Cioè, no, buono. E gli venne in mente perché comunque è un grande, una grande mente pensatrice. Sì, da Godzilla. Perché? Allora, Gonagai era in auto, imbottigliato nel traffico e immaginò di essere alla guida di un robot gigante con cui scavalcare tutte quante le macchine davanti a lui. Perché non l'ha inventato un romano allora Mazinga? Domanda tecnica. Quanto è alto Mazinga Z? 80. 100 metri. 86. No, 50. Esagerati, sono 18. Ah, no, è enorme. Non abbiamo proprio il senso delle proporzioni. No. Ve lo ricordate come si chiamano i robot femminili della serie? Mazinghina. Allora, Ariel. Sì. Esmeralda. Alina. In realtà sono tre. Ah, vedi, lo okay. Sapevo. Io lo so in realtà. Non voglio dirlo per non farti sembrare stupida. Grazie, che caro. Minerva X, Diana A, Afrodite A. Dai, era facile comunque, perché sono tutti i nomi dell'antica Grecia. Domanda 9. In quale paese europeo sorge una statua di 10 metri dedicata a Mazinga Z? Questa la so. Ma questa la so, l'ho letta tipo, non lo so, l'ho letta l'anno scorso, ma la so. Abbiamo quattro opzioni. Cannes, Tarragona, Birmingham o Colonia? Secondo me i più matti sono... Secondo me i francesi no. Secondo me no. Secondo me se la battono inglesi e spagnoli. Vabbè, facciamo Terracina com'è. No, Birmingham. Io dico Birmingham. Ammazza, peccato, perché è proprio Tarragona invece. Terracina? Tarragona, sono sicuro al 100%. È Tarragona, bravo Tico. Allora, la decima domanda chiede di elencare almeno 5 armi di Mazinga Z. Però visto che io sono buono, ve ne chiedo almeno una a testa. Kalashnikov. I razzi fotonici. I razzi fotonici. Le alabarde spaziali. Alabarde spaziali?
i missili gamma. La spada di fuoco. È la super forza, ovviamente. L'unica cosa a cui siete andati vicino è il razzo fotonico, che no, in realtà è un raggio fotonico, quindi niente. Yeah. Zero punti. Ma io lo vedo un sacco, Mazinga, non mi ricordo nulla. Come si chiama il cattivo metà uomo e metà donna? Dottor Inferno, Barone Ashura, Conte Broken, Duca Gorgon. C'ha un nome credibile, l'unico, c'ha un nome credibile, gli altri sono un po' ridicoli. Barone Ashura, il militante Gordon. Io dico Barone Ashura. Barone Ashura. Violetta cerca di riscattarti con l'ultima domanda. Chi è lo storico cantante giapponese delle sigle dei robottoni? Ma dai, su, ragazzi. Go Nagai, che ovviamente scrisse e poi cantò. Sei pure cantate da solo, capito? Il Giorgio Vanni giapponese. Chi lo conosce il Giorgio Vanni? Giorgio Sakara. Ichiro Mizuki. Ah, ma era proprio lui. Ce l'avevo sulla punta del... Allora, visto che avete fatto schifo, adesso chi mi canta la sigla per bene vince. Mazinga! Mazinga! Oh, raga, cominciamo così! Ho steso niente. Tara! Mazinga! Mi sa che sono due le sigle, sai? Questa sicuro è sì. Quella di Mazinga Z, eh. Natto vai, ma ne sai, tra mille decibel. Cantatecela voi nei commenti! Ma è finito, Andrea, questo supplizio? Siete stati abbastanza vergognosi, quindi ricordiamo che il film uscirà il 31 ottobre e niente, andate a vederlo, così magari ripassate un pochettino. Dai, noi andiamo a ripassare un attimo. Andremo a vederlo film. Insieme, anche perché chi ha la fortuna di vederlo alla Festa del Cinema di Roma lo vede in anteprima mondiale, raga, no, proprio, cioè mondiale. E poi invece al cinema dal 31 ottobre, Halloween. Quindi invece di andare a Halloween, andare al cinema vestiti da Mazinga. Ottimo. Iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week. Grazie per essere stati con noi. Io sono Tico. Io sono Violetta. Grazie Andrea. Grazie a voi. E ciao a tutti. Ciao.